Perché l'ispettore Lucchesi, ancora che italiano, è di colore? Perché l'ha voluto fare di colore? Ecco, come sempre detto, non è stata una civetteria quella di creare un commissario di colore che è l'unico commissario di colore che esiste nella giornalistica italiana, anche se a suo tempo io conobbi un agente di colore, non so se abbia fatto carriera o se il fatto che fosse di colore abbia un po' intralciato la sua progressione in carriera, spero di no. Lucchesi è ambientato a Milano, non parliamo della cittadina e della metropoli, parliamo semplicemente di una città di 200.000 abitanti e di una città di 1 milione di abitanti. È chiaro che man mano che aumenta il numero degli abitanti, non ci troviamo solo a dover fare i conti con un fattore squisitamente numerico, ma ci troviamo a fare i conti con tutta una serie di problemi che si amplificano. Aumenta l'immigrazione, con i problemi che ne conseguono, con gli errori che facciamo un po' per colpa nostra, un po' perché siamo costretti ad arrangiarci come possiamo, e un po' perché siamo, diciamo, uno dei porti d'arrivo, insomma, di questo fenomeno irreversibile che non potrà che aumentare. Non fidiamoci delle ricette che qualcuno ogni volta qualche volta ci propina pensando di dire di fronte a questo fenomeno che può infastidire, che può disturbare, eccetera. Ma aumenta soprattutto, direi, l'intolleranza. Aumenta l'intolleranza non solo nei confronti di chi ha una pelle, il colore della pelle diverso dal nostro, ma aumenta l'intolleranza nei confronti di chi ha opinioni politiche diverse dalle nostre. Aumenta l'intolleranza nei confronti della diversità di sesso. Insomma, aumenta l'intolleranza di fronte a tutti quei valori che sono scritti nel capoverso dell'articolo 3 della nostra Carta Costituzionale, che fa parte di quei primi 12 articoli che sono le cosiddette norme programmatiche. Norme programmatiche che sono state sicuramente il frutto di un compromesso. Non commettiamo l'errore di pensare che la nostra Costituzione nasca da un insieme di persone che la pensavano in maniera diversa, voglio dire. Certamente De Gasperi la pensava in maniera diversa rispetto a Togliatti, insomma, o tanto per fare due prenomi più noti. Ma voglio dire, dopo fior di battaglie, dal momento che avevamo a che fare con persone appartenenti a un ceto politico che fa impallidire quello attuale, quello che è venuto dopo, quello con cui ci troviamo a fare i conti giorno per giorno, si è arrivati a una sorta di compromesso che ha dato luogo a queste norme programmatiche. Il guaio è che queste norme programmatiche, che cosa significavano? Significavano avere segnato i binari dentro i quali avrebbe poi dovuto
muoversi il legislatore con la legislazione ordinaria, binari che non sono mai stati praticati. Voglio dire, dimentichiamoci per un momento l'articolo 3, l'intolleranza e quanto dicevo un momento fa, ma c'è per esempio l'articolo 1 che dice che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Ragazzi, ti si rizzano i capelli, ti si rizzano i capelli in testa, insomma, se ci pensi, certamente, voglio dire, nessuna la bacchetta magica e il lavoro non lo può creare tra la mattina e la sera là dove c'è, però quello di dedicarsi in determinate direzioni per far sì che quelle norme programmatiche, da programmatiche diventino concrete, diventino reali, direi che è obbligatorio per il nostro legislatore, mentre invece ci si balocca, tanto per usare un eufemismo, in mille direzioni che non sono quelle importanti. Basti pensare alla situazione in cui ci troviamo con la legge elettorale, in cui ognuno ha la propria ricetta, grandi promesse, adesso la affronteremo, adesso ci metteremo d'impegno, adesso sì, dopo che il capo dello Stato ha pungolato i presidenti delle due Camere perché ci facessero portavoce nei confronti dei capigruppo, nei confronti dei COI, perché ci si svegliasse in questa direzione, ancora non ci siamo svegliati. Qui sono sicuramente di un grande pessimismo, perché quella a cui andiamo incontro sarà una situazione, se veramente non ci si tirano sulle maniche, di assoluta ingovernabilità. E tutto questo, voglio dire, in che cosa si tradurrà? Si tradurrà nel fatto che si starà sempre peggio, insomma, si starà sempre peggio, perché il primo elemento per far sì che un paese migliori sotto tutti i profili, sotto il profilo finanziario, sotto il profilo economico, eccetera, è quello di una governabilità che abbia una sua ragione d'essere, insomma, che ci fornisca qualche certezza, mentre invece se assistiamo a una miriade di polli di Renzo, la cui principale attività è quella di beccarsi l'uno con l'altro, beh, insomma, certamente non potremo sperare che la situazione venga risolta da un qualsiasi azzeccagarbugli. Lei, dicevo prima, piace intorno alle 180-200.000 copie di libri venduti. Un successo editoriale, ma anche ormai un filone, una serie, anzi due filoni e due serie. Questo si può dire, si può pensare che in un qualche modo possa incidere sulla genuinità del suo lavoro. Sulla? Genuinità del suo lavoro, sulla immediatezza, cioè per intenderci, è ancora all'inizio? O invece adesso che si ha la consapevolezza, lei ha la consapevolezza, a proposito, come sta Petri? Sta lavorando Petri? Intanto che siamo qua a presentare Lucchesi, Petri sta lavorando. E sarà anche insidiato qualche fanciulla, perché secondo me è lì, ce lo dirò la prossima volta. Però voglio dire, ecco, lei ha un appuntamento sostanzialmente con i suoi lettori, no? Sicuramente. E quindi non sono più le stesse condizioni, come si lavora quando si ha questa consapevolezza? E un'altra domanda ancora, quindi per intenderci anche, da un lato, come si sente il lavoro che si sta andando a fare sapendo che c'è gente che lo aspetta, ma anche lo fa ancora allo stesso modo, ovvero come nasce, come si sviluppa un libro di Gianni Simoni, e se ci sono
Per esempio, non so, prima abbiamo parlato di Simenon. Di Simenon si diceva che tutte le mattine, quando arrivava nel suo ufficio, temperava tutte le matite che aveva, la porta matita, perché solo con la matita scriveva, no? Temperava tutte quelle. Questo era il suo rituale, no? Ieri poi si dice che piacesse abbondantemente innaffiare ciò che scriveva, la famosa, famosa la frase scrivi l'ubriaco e poi leggi un po' la sombra, che era quello migliore. Ecco, lei ha delle manie, delle abitudini, dei rituali, come si svolge la sua giornata, diciamo, complessivamente, la parte creativa della sua giornata, come si svolge? Cioè? Che è autobiografico in tutte le sue, in tutti i suoi risvolti, mi piglia la Bianco pomeridiana. E vengo rimproverato di bere acqua minerale la sera e di indulgere invece a due bicchieri o magari tre, se non quattro, di vino a pranzo, sostenendo che il vino a pranzo mi concilia il sonnellino pomeridiano, sonnellino che poi magari a volte, se non ci sono particolari motivi di inquietudine o di nervosismo, per qualche cosa può anche essere di due o tre ore, insomma, sicuramente. E quindi non nessun metodo particolare. Ecco, diciamo che quando incomincio a scrivere, poi scrivo con molta facilità. La storia si scrive un po' da sola, l'importante è trovare l'inizio, trovare lo spunto, trovare, ma non tanto da un punto di vista formale, non parlo tanto dell'incipit, che pure è importante l'inizio, è importante la chiusura, è forse più importante l'inizio in modo che uno non chiuda a pagina 15 il libro dicendo che insomma non vale la pena che arrivi a pagina 25. No, parlo dello spunto che poi verrà sviluppato letterariamente, anche se non so poi come spessissimo la storia andrà a finire, perché a volte mi capita di incominciare a scrivere, di arrivare quasi a metà, così avendo una mezza idea in testa di come evolveranno le cose, che poi invece si evolvono quasi da sole in maniera che mi lascia quasi sorpreso. Capita, è così. Uno degli aspetti piacevoli. Non è gran noia anche, no? Ma senta un po'. Nessuna scaletta, insomma. Dottor Simoni, lei appunto, dicevamo prima, lei è autore, e prima che autore è lettore, e lettore forte. Allora, consiglio un romanzo italiano di genere giallo, e, no, anzi un romanzo giallo e anche un romanzo italiano contemporaneo, non di genere giallo, di narrativa classica, diciamo. Se vuole suggerire due titoli, così facciamo come succede con i link, no? Perché uno si va su una cosa e gli si apre la possibilità e ne arrivano tre, quattro, che a loro volta diventa esponenziale, quindi portiamo via qualcosa in più dal libro. Ecco, se mi si chiede di libri gialli o di polizieschi, come preferisco chiamarli, perché miei, più che gialli sono dei polizieschi, insomma, anche se per forza di cose più o meno un morto c'è, insomma, non si può prescindere da un morto, anche quando si ha a che fare con la sezione omicidi, se non c'è il morto, la sezione omicidi cosa fa? Va in pensione, insomma, non gli portiamo via il lavoro. E quindi qualche morto ammazzato deve essere, forse sono un po', forse sono anche un po' troppi. Già dato bene. Sì, ce ne sono tre. Abbiamo un po' esagerato. Allora, scrivo dei polizieschi, ma non sono un lettore di gialli e di polizieschi. Mi piace scriverli, mi lascia abbastanza
prendo il leggere, salvo appunto qualche sinonimo, e sicuramente McBain, che quello cerco di andarlo a scovare perché mi diverte troppo, insomma, mi piace troppo. Preferisco invece parlare di libri che gialli non sono, e qui si aprono due versanti. Anzitutto vi sentirei di dare alcune indicazioni su quelli che ritengo essere i migliori scrittori italiani. Mi viene sempre un po' difficile parlare del secolo scorso, devono passare forse un po' di anni prima di parlare del secolo scorso, ormai voglio dire siamo nel 2017, quindi dobbiamo parlare del secolo scorso. E allora i nomi che mi vengono sono, e quali sono più affezionato, sono Svevo. E a proposito di Svevo, mi sentirei di consigliare quello forse meno conosciuto, che è Una vita. È Una vita. E qui c'è un bel personaggio femminile, qui si aprirebbe forse una parentesi sulla carenza di personaggi femminili che ha la nostra letteratura rispetto ad altre letterature che invece abbondano di personaggi femminili, quella russa, quella francese, non parliamo. Gadda, che indubbiamente non è uno scrittore facile, non è uno scrittore facile perché indubbiamente ha uno stile un po' particolare, ha un linguaggio un po' particolare, anche se un poliziesco lo ha scritto Gadda, che è Il pasticciaccio di Via Verulana, ecco. Ma quando parlo di Gadda, per esempio, mi viene in mente un piccolo libro saggio che si chiama Eros e Priapolo, ecco. È divertentissimo. Non dimentichiamoci che Gadda non nasce come letterato. Gadda è un ingegnere che, per nostra fortuna, invece di costruire ponti, ha scritto libri. E quando dico che è un ingegnere, mi si perdoni il ricordo un pochettino art, parla della famosa, scusate il termine, pisciata controvento, e scrive da buon ingegnere una sorta di equazione applicando la quale non correrai il rischio che il tutto ti ritorni addosso. Ma questo è semplicemente un esempio. Poi voglio dire, Eros e Priapolo è veramente il libro forse più efficace nei confronti di quello che lui chiama il macelluto, oppure il cuccio, ecco. E poi c'è il mio autore preferito, che è Italo Calvino, che secondo me, nella sua apparente semplicità, sarà lo scrittore del XX secolo destinato all'immortalità. E parlo soprattutto del primo Calvino, parlo del Calvino della trilogia dei nostri antenati e del Calvino dei racconti, che sono una meraviglia, sono una meraviglia. Sono una meraviglia. Se qualcuno non avesse letto Calvino, meriterebbe di essere frustato a sangue. Altra cosa che mi premeva
di dire è che quando si raggiunge una certa età, buona cosa è quella delle riletture. Il leggere un libro che abbiamo letto 20 anni fa, 30 anni fa, sarà sempre un'esperienza meravigliosa, che qualche volta, qualche rara volta, può rivelarsi appena appena deludente, diciamo, no? Ma nella maggior parte dei casi invece ci porta delle riscoperte. Io non ho nessuna ritegno a dire che recentemente, abbastanza recentemente, ho riletto i Promessi Sposi. Promessi Sposi che ci avevano in età completamente sbagliata fatto leggere a viva forza, che poi magari avevamo riletto frettolosamente senza soffermarci molto, ma che vale veramente la pena di rileggere, perché sono pervasi da uno spirito così sottile, da riflessioni così che lo rendono veramente il grande capolavoro che la nostra letteratura ha prodotto nel momento in cui oltre Alpe i grandi autori si moltiplicavano. E poi, facendo un piccolo passo indietro, ecco, non possiamo dimenticarci di Nievo e delle confessioni di un italiano o di un ottuagenario, come preferite, insomma. Anche perché parlo, per esempio, di Nievo, è un autore con un bel personaggio femminile dentro, così come in Calvino, nel Barone Rampante, c'è Viola, quella che i ragazzi che vanno a rubare la frutta chiamano la Sinforosa, che è pure un altro bel personaggio femminile, in una letteratura che, come dicevo, è scarsa di personaggi femminili, mentre invece, insomma, basta pensare alla letteratura francese o russa, e personaggi femminili, voglio dire, di sprechi addirittura. Dicevamo prima, autore, lettore, ecco. E io trovo un dato che appare singolare, nel senso, apparirebbe meno singolare se lei si fosse occupato solo esclusivamente semplicemente di criminalità comune, di piccole cose, eccetera. Ma come lei detto prima, ci ricordava, ha avuto modo di incontrare anche delicate vicende. Parlo per esempio della vicenda Sindona, che comunque, vabbè, tutti in qualche modo ricorderanno, questo avventuriero bancarottiere con legami con il potere politico, ecclesiastico, economico, internazionale, tutti i poteri, era veramente una strategia di questo ragno al centro della ragnatela, che sapeva, vuol dire, coordinare e governare per l'uomo suo, ma anche per combinare un po' i disastri, no? Quindi, come dire, lei ha incontrato anche quel tipo di criminalità. La grande criminalità, criminalità che in un qualche modo possiamo, come dire, inserire nel fenomeno più basso di una grande criminalità organizzata, e quindi i primi nomi che ci vengono in mente sono la mafia, la 'ndrangheta, la camorra, tutto questo genere di criminalità. Sul quale peraltro, altri autori hanno costruito fortune, anche non sempre giustificate, ma queste sono opinioni personalissime. Come mai lei si esime invece? Cioè, questo non la tocca. Ma direi forse perché, avendo fatto come magistrato proprio negli ultimi anni almeno due processi, grandi processi di criminalità organizzata, quando dico grandi processi
mi riferisco a processi che vedevano alla sbarra più di 150 imputati e per un totale di 120, 130, 140 omicidi. Allora, è chiaro che si potrebbe scrivere di tutto questo. Meglio sarebbe un saggio, secondo me, su uno spaccato che venisse oculatamente scelto, piuttosto che un romanzo. Ma nel momento in cui tu scrivi un romanzo che riguarda un fenomeno di criminalità organizzata, sei portato più a scrivere il romanzo che potremmo definire, tra virgolette, d'avventura, nel senso che parli degli scontri fra i vari personaggi, parli degli accadimenti e compagnia bella, ma non vai a studiare la psicologia del personaggio. Io preferisco invece affrontare la criminalità spicciola, quella che sta fuori dalla porta, quella con cui ci dobbiamo confrontare quantomeno virtualmente tutti i giorni, perché solo in quel caso, sia da una parte che dall'altra, sia dalla parte della vittima che da parte del carnefice, hai agio di mettere in risalto quelle che sono le caratteristiche psicologiche del personaggio, quello di farlo conoscere, di farlo apprezzare, di fartici affezionare oppure disaffezionare, questo non ha importanza, ma di conoscerlo, insomma. Nell'altro caso ti troveresti di fronte semplicemente a dei numeri che si contrappongono gli uni agli altri. Quindi finisco il discorso. Di questi grandi processi che io ho fatto, ne ricordo uno che si chiamava Wall Street, non per la mania che è invalsa di dare un nome alle grandi indagini. Adesso le grandi indagini vengono battezzate con un nome, no? Wall Street era semplicemente il nome della pizzeria in cui si trovavano alcuni dei capi emergenti di quella che era la 'ndrangheta che imperversava nell'Interland milanese, nella zona verso Como, verso Varese dell'Interland milanese. Tra questi personaggi ne ricordo solo uno, un certo Schettini, il quale o direttamente o come mandante era imputato di 63 omicidi. Dico 63 e me lo ricordo perché era, se tu l'avessi incontrato per la strada, se fossi seduto tra voi, tra il pubblico, e mi avessero chiesto che mestiere fa quel signore, io avrei detto, boh, potrebbe essere un funzionario di banca, un ragioniere, giacca, cravatta, vestito di camicia bianca, di solito, insomma, molto, molto, sempre molto, molto elegante. E lo ricordo perché a un certo punto il presidente, lui era confesso sostanzialmente perché era anche una persona intelligente, aveva capito che di fronte a delle prove schiaccianti non avrebbe potuto che imboccare la strada della confessione. Ma me lo ricordo perché c'era un omicidio sul quale la discussione si era aperta, nel senso che il mandante era stato lui o era stato un altro. E mi ricordo che per la prima volta questa sorta di assassino vestito da ragioniere si ringerò e disse, ma insomma 62-63 che differenza c'è? Non venite a rompere l'anima per un omicidio in più o in meno,
è la stessa cosa. E aveva ragione lui. E aveva ragione lui nel senso che era uno che ne ha fatti fuori 62 o uno che ne ha fatti fuori 70. La pena non è che vale molto, perché da noi si prende la pena base per il reato più grave e poi ci sono degli aumenti che spesso sono risibili. Non siamo il paese in cui, parlo degli Stati Uniti ad esempio, in cui si danno 10 ergastoli, che anche quello può venire un po' da ridere. Siamo il paese però in cui dobbiamo dimenticarci che ergastolo significhi fine pena mai, non, assolutamente non è così, non è così. Non c'è un ergastolano che muore in carcere, a meno che gli venga un infarto a 50 anni per dire ecco, beh, insomma, ma è morto per i fatti suoi, non è morto perché ha condotto a termine la sua vita carcere. Le farei un'ultima domanda. Perché siamo nel 2017? E nel 2017 ricorrono i 25 anni esatti da quell'indagine che sconvolse la scena politica italiana. Che sta parlando? Parlo di Mani Pulite. Ah. Parlo di Mani Pulite, cioè un'indagine della quale non c'è traccia in precedenza, perché come dire, non mai si era dispiegata una roba di queste dimensioni e soprattutto ha cambiato radicalmente la nostra società, questa indagine. Fra le altre cose, ne parlo con lei anche nella sua qualità di ex magistrato, ovviamente, anche perché fra le altre cose ha modificato in maniera assolutamente nuova, fuori dall'ordinario, il rapporto fra la politica e la magistratura in Italia. C'è un prima e un dopo sostanzialmente. E per questo credo che tutti noi ce la ricordiamo. E dal suo punto di vista, e mi ricollego anche a ciò che abbiamo, come dire, ciò che ci siamo detti in precedenza, cioè una persona comune, attento, una persona impegnata, una persona coinvolta, non uno che sta nella Torre Ebune a scrivere i propri gialli, come per esempio la Monsimenon, che salvo un modesto passaggio, qui sembra che un pochino di collaborazionismo forse l'abbia svolto, anche se poi se l'ha lavato via per meriti artistici, però ecco, sono assolutamente disinteressata a tutto quanto gli capitava intorno di questo genere di cose. E invece lei appunto abbiamo avuto modo di constatare che è tutt'altro. Dal suo punto di vista, sulla base della sua esperienza, secondo lei, nella sostanza delle cose, c'è stato questo grande cambiamento che ci hanno raccontato nel 92? Mi ricordo di alcuni suoi colleghi che parlavano di rivoltare Italia come un calzino, no? L'hanno poi rivoltata l'Italia, soprattutto questo cambiamento è stato in meglio o è stato in peggio? E inoltre questa azione, che ormai fa parte della storia vera, quella con la S maiuscola del nostro paese, in qualche modo ha inaugurato un nuovo rapporto anche fra la politica e la magistratura. Addirittura abbiamo avuto modo di vedere, e non solo in quegli anni, anche magistrati in servizio, non attenersi alla regola, diciamo, alla regola che lei prima ha dichiarato, che ha governato sostanzialmente la sua vita professionale, cioè di mantenere riservatezza sulle proprie opinioni e sulle proprie nel corso della loro professione. Quindi le domande sono appunto due. Crede ci sia stato un cambiamento e se sì, in che direzione è andato? Il cambiamento della nostra società. Seconda domanda,
cosa pensa del rapporto nuovo che si è instaurato fra magistratura e politica nell'Italia di oggi. Ma diciamo che partendo dalla coda è stata una cosa dannosa, perché quando si parla di mani pulite viene sempre fuori il discorso e lo scontro fra giustizialismo e garantismo, che sono due grossissime sciocchezze. Altra cosa di cui mi preme sgombrare il campo è questa. Chi si interessò a mani pulite? Quello che poi è diventato procuratore generale di Milano, alla fine Borrelli, D'Ambrosio, e poi Di Pietro, Colombo e Davigo. E diciamo subito che la mente più acuta in tutta questa schiera, lasciando stare Borrelli che è un grandissimo magistrato, era proprio Davigo. Allora, che cosa è successo con mani pulite? Non dimentichiamoci che l'unico che si è fatto un po' di carcere è stato Cusani, forse anche perché aveva scelto il difensore che è un grandissimo avvocato penalista milanese, ma che aveva fatto una difesa di tipo politico, insomma, una difesa completamente sbagliata, spazzale. Che grande avvocato, io lo facevo molto incontrare in corte d'assise, era appunto un avvocato di corte d'assise, non era un avvocato che si muovesse bene in quel settore. Che cosa è cambiato da allora? Beh, insomma, diciamo che mani pulite nasce per caso, no? Nasce per caso quella che allora si chiamava la vagina. Chiedere uno con dei soldi in tasca, le cose vanno avanti, e una cosa verissima, anche se io non ho mai avuto a che fare con quell'indagine, ma che ho sentito da vicino, è che c'era la fila per andare a confessare, veramente facevano la fila per andare a confessare. Poi voglio dire, c'erano anche i personaggi folcloristici, e quando dico personaggi folcloristici mi riferisco ad esempio a Di Pietro, il quale Di Pietro andavano di solito gli interrogatori li facevano in coppia. Di Pietro andava sempre in giro con una gran borsa piena, metteva la borsa sul tavolo e chiedeva all'imputato: mi dica lei, tanto le prove sono tutte qui dentro, veda lei come vorrei comportarsi, che cosa vuol dire. E quello diceva: una borsa piena di prove. Confessava anche l'inconfessabile, forse confessava anche qualcosa che aveva fatto, perché la borsa era qui dentro. Finito l'interrogatorio, Colombo, che spesso andava con lui a fare questi interrogatori, diceva: ma Antonio, che qual è quel male di prove che avevi nella borsa? Niente, diceva, l'avevo riempita di giornali, era piena di giornali, riempiva la borsa di giornali, metteva sul tavolo e diceva: qua ci sono tutte le prove nei suoi confronti. Quindi personaggio folcloristico. Poi abbiamo visto la strada che ha preso e la fine che ha fatto, come tutti i magistrati che si danno alla politica e che offrono degli esempi, direi, magrissimi. Secondo Davigo, appunto, perché non lo sanno fare, soprattutto non sanno amministrare, nessuno gliel'ha mai insegnato, non impari sul codice, puoi amministrare, e non dico a fare il ministro, ma a amministrare un comune o a fare l'assessore con un anno impari sul codice, assolutamente. Il politico è tutta un'altra cosa.
il giudice deve fare il giudice. In secondo luogo, quindi non lo sa fare, e questa sarebbe la prima ragione per cui non lo dovrebbe fare. In secondo luogo, perché il magistrato, come dicevo, forse l'ho accennato prima, non me lo ricordo più, mi confondo magari la presentazione con quella di ieri sera, e non so se mi ripeto, mi scuserete. Dicevo, il magistrato non deve mai esporsi, non deve mai far conoscere le sue idee, che non le possiamo certo confiscare, dal momento che se non è un cretino le sue idee le avrà, ma non può assolutamente manifestarle. Ed è bene che non le manifesti neppure una volta che abbia lasciato la magistratura, perché ci sarà sempre quello che dice: ah, ecco che io ho scoperto come la pensavi, e ho capito perché quella tal cosa l'hai decisa in quel modo o l'hai decisa in quell'altro modo, quindi è bene non farlo. Anche se, voglio dire, questa è una mia osservazione di principio cui non ho tenuto fede, perché l'ex giudice Petri, come la pensa, lo rivela. Pazienza, è una licenza che mi prendo, e lasciamo che Petri risponda alle sue idee. Vorrei concludere consigliando letture preferibilmente non di gialli. Lavora contro la vita, ecco, magari fate una piccola eccezione, per me, visto che sono mi ha fatto venire a Concesio, ma preferibilmente non di libri gialli, e come dicevo prima, e quando parlavo di letture dicevo che meriterebbe di essere frustato chi non conosce Calvino, e riletture finché si è in tempo a farle. Non sappiamo il tempo che ci resta, a me sicuramente ne resta poco, la maggior parte di chi mi ascolta ne rimane molto, ma il tempo passa molto alla svelta, il tempo è molto veloce, e potremmo trovarci a dire: ma santo cielo, mi sarebbe piaciuto rileggerlo, o sono incoglionito, o non ho più voglia di leggere, o ci vedo poco, e non riesco a farlo. La lettura è la migliore compagnia che si può avere, quella che ti segue per tutta la vita e non ti tradisce mai. Bene, signori, io ringrazierei il dottor Gianni Simoni, che ancora una volta è venuto a trovarci per presentare Tiro un Bersaglio. Segnalo che se qualcuno non volesse seguire i suoi consigli e quindi volesse leggere la nostra signora Luisa, ne avrà qualche copia, che per l'occasione il dottor Simoni firmerà. Vi ringrazio tutti, spero di non avervi annoiato, e buona giornata.